che hanno già sovvalutati, che ovviamente vengono da esperienze passate. Consiglio di pronto a parlare No, volevo dire, se volevo sottolineare una cosa, io mi sono sempre attenuto a quello che diceva l'opposizione, la quale mi ha voluto candidato sindaco, tant'è che io l'ho detto anche prima, forse il giovane pugliese era lui, ma nella seduta precedente, questo poi dovrebbe spiegarmi, no, a me, a chi l'ha ascoltato, e come mai dal 13 settembre, quando il giovane pugliese precinta che sono disponibile anche a votare l'atto di modifica del regolamento con la presentazione di qualche emendamento, la presa la pubblicità deve stare fatta da lei, uno strumento della propria vita amministrativa. Tant'è vero che lui si era stigmatizzato le divisioni della maggioranza rispetto a un altro proposto al presidente. Vedete, Presidente, io perché voto sì a questa modifica del regolamento? Perché poi d'altronde ha detto bene, ma il consigliere di questo ce l'ha già spiegato. Chi l'ha proposto all'opposizione, chi comprende la gruppo, l'opposizione in modo coerente, ha ritenuto che era una cosa buona. Non è come, come lo diverrà in altre occasioni se si presenterà così. E quindi io in modo coerente, dal primo momento, siccome con tutta l'opposizione, che poi col tempo l'ho persa per la strada, la parte, non si è capito perché, perché prima era tutta combatta, poi si è rilasciata, quindi non si deve spiegare loro, io sono stato sempre coerente nella mia posizione. Che era la persona che non so.
non dal Partito Democratico, da gran parte dei consiglieri, che guardate, abbiamo messo in materia di tutti i giorni. E quindi, secondo me, è una amministrazione che vuole caratterizzare per essere veramente un'amministrazione di tutti, deve fare in modo di raccogliere quanto più contento è possibile. Questo è l'atteggiamento che abbiamo avuto e che abbiamo registrato non mai in questa direzione. I miei colleghi di partito hanno giustamente marcato il rischio che si avvalesse. E di questo volevo vedere partecipe al nostro detto caso. Sento, per tutti i tempi da PD,
istanti del conflitto comunale a risorgere. E non è possibile, non è possibile che tu ti possa rimandare i voti che ha fatto il primo nome su un uomo e un uomo. Io ti invito a riflettere e a ripensare un attimo alla proposta che fa. Concludo il mio intervento chiedendo alla fine al federale di illuminarci sulla proposta che è stata messa in campo.